Finalmente all'interno della Rocca, liberata sì, ma chissà per quanto tempo ancora proibita alla città, che pure la rivendica con appassionata sollecitudine. Il fatto è che di fronte ai progetti più disparati sul recupero e sulla destinazione, ci sono l'enorme degrado e le tante manomissioni subite da Rocca Costanza nel corso dei secoli, soprattutto negli ultimi 100 anni in cui è stata utilizzata come carcere. Oggi, abbandonata in tutta fretta, appare ancora più indifesa, al limite di ogni ulteriore resistenza. Invasa dai ratti, oltre che dalle erbacce, un torrione sul punto di sgretolarsi, i sotterranei occupati da quintali di detriti. L'occhio indiscreto della telecamera tuttavia ci offre per la prima volta l'opportunità di mettere sì a nudo le orribili manomissioni e mutilazioni, ma anche di scoprire le bellezze sino ad ora nascoste dell'opera voluta da Costanzo Sforza e realizzata a partire dal 1474 su disegno del Laurana, ancora fresco progettista del Palazzo Ducale di Urbino. Si tratterebbe di affrontare un tema enorme, sconfinato, perché la storia della Rocca non è la storia della città, ma è addirittura la storia della tecnica fortificatoria del 400 e del 500. Mi limito a dir questo, l'ideatore e il realizzatore è stato, sulla base del progetto del Laurana, come tutti sappiamo, è stato Costanzo Sforza. L'inizio dei lavori è nel maggio del 1474. Già il 3 giugno viene messa la prima pietra e Costanzo Sforza dedica praticamente gran parte della sua stessa attività nell'ambito della città di Pesaro alla realizzazione di quest'opera, che doveva già 2 anni dopo essere a buon punto. Comunque il periodo di lavoro dello Sforza e delle maestranze da lui ingaggiate sotto il Laurana va dal 74 all'83, quando Costanzo Sforza muore. I lavori vengono continuati da Giovanni Sforza, sia pure con un intervallo di qualche anno per una questione di successione che non sto ad indicare. Ricominciano praticamente quindi l'86-87 e vanno avanti fino al 1505. Della Rocca la più attendibile riproduzione, la più precisa riproduzione della struttura con il mastio centrale ci è data dall'Olivieri nella sua opera della Zecca di Pesaro, dove ha riprodotto in 2 monete proprio la Rocca come si presentava fra la fine del 400 e i primi del 500. Nella lunga storia che le antiche mura della Rocca raccontano riemergono le vicende legate alla signoria di Giovanni Sforza, di sua moglie Lucrezia Borgia, il periodo del duca Valentino che volle il fossato attorno alla Rocca per farvi confluire le acque dell'Adriatico. Il tramonto dei Borgia, il ritorno di Giovanni Sforza, le sue vendette, l'esecuzione proprio all'interno della Rocca dell'umanista Pandolfo Collenuccio. Il nome di Rocca Costanza riaffiora nel 1860 quando il generale Cialdini comunica a Cavour la resa di Pesaro. Poi, per oltre un secolo, tra queste mura diventate galera, tanti drammi, le tragedie del carcere. Thank you.
Oggi, per la Rocca liberata, è tempo di recupero, pur mancando ancora un progetto organico, anche perché le competenze non appaiono delineate. Bisogna cercare di rendersi conto che qualunque progetto fatto allo stato attuale delle cose è un progetto, non dico fantastico, ma un progetto che non ha una certezza di realizzazione, per ragioni ovvie, perché si possono fare dei progetti razionali e funzionali solo se si conosce la struttura, al suo interno, come è messa. Lo stato attuale io non mi sento di dare, posso essere d'accordo così genericamente su un fatto che potrebbe diventare un centro di raccolta culturale, e cultura con la C maiuscola, no, della città. Un grande centro della cultura, dunque, con tempi di realizzazione che si prospettano lunghi, ma nel frattempo bisognerà intervenire in qualche modo per arginare il degrado nelle parti in cui è più evidente, per risanare la costruzione anche dal punto di vista igienico, compreso il verde che la circonda, per consentire insomma a Rocca Costanza di tornare fruibile almeno in parte come monumento. Ma chissà. Thank you.